E questa è anche una grossa forza del meccanismo e della produzione di simboli del capitale contemporaneo, che praticamente rende impalpabile il meccanismo in cui ce la mette nel culo, sostanzialmente, no? Pay me, pay me, my money down. Come si fa con gli stessi strumenti a entrare nel mercato finanziario e invertire il flusso di estrattivo, invece che farci estrarre valore, provare ad andare là e riestrarre valore per quello che noi pensiamo abbia valore? E quindi di pensare alla moneta del comune come una moneta che fosse in grado già di incidere direttamente nei processi di produzione, che fosse la base, sempre uno strumento, perché la moneta è sempre uno strumento, ma finalizzato a per altri obiettivi. Sarebbe importantissimo in questo momento anche riappropriarsi della moneta e in qualche modo quindi poterla determinare, potergli dare un valore che più corrisponde a quello che noi produciamo e al desiderio che ci mettiamo nel produrre e nel riprodurre le nostre vite. Usare gli stessi mezzi, che fra l'altro sono anche abbastanza accessibili, molti dei mezzi tecnologici ad ora sono altamente accessibili, provare a usare gli stessi mezzi per costruire una reazione, per organizzare anche a livello tecnologico la moltitudine che siamo, che sta subendo questo meccanismo estrattivo. Produrre dei servizi che oggi non esistono dal punto di vista della sanità, dal punto di vista dell'istruzione, sino a pensare a forme di finanziamento di un reddito di base incondizionato, che sia in grado di essere finanziato da questa moneta creata ex nihilo, in grado di intervenire direttamente sulla remunerazione di quella vita che viene messa al lavoro. Siamo in un contesto, dovuto al processo di finanziarizzazione di oggi, dire che una forma alternativa di produzione della moneta non sono permesse, significa in un certo senso chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati.